Morgan. Lo mettiamo in zona. Salutiamo dal Paladozza tutte le piazze italiane connesse con noi in questo momento. Salutiamo il Piemonte, la Sicilia, Lazio, salutiamo la nostra piazza Navona, che ci dicono una bellissima piazza in questo momento. Spero che qualcuno mi porti qualche notizia prima o poi, e così potrò anche darle. E fra poco forse vi faremo vedere pure quello che sta succedendo qua fuori. Intanto voglio farvi sentire una diagnosi molto dura, molto estrema, Norma Rangieri, di uno forse dei grandi della cultura italiana, dei grandissimi della cultura italiana, Mario Monicelli. Sentiamolo. Gli italiani, gli intellettuali, contenti, noi giornalisti, guarda, gli artisti sono poco coraggiosi. Sì, un po' pavidi. Sono sempre stati, sono stati 20 anni sotto un governo fascista, ridicolo, con un pagliaccio che stava lassù. L'avete visto? Sì, quello che ha combinato, ci ha mandato l'impero, ha fatto fare le falangi romane lungo via dell'impero, ha fatto le guerre coloniali, ci ha mandato in guerra. Eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava lui, pensava lui, il Mussolini ha sempre ragione, lasciamolo lavorare, tutti stavano buoni e zitti. E gli italiani di allora assomigliano anche agli italiani di adesso? Sì, perché hanno detto, vedi, c'è questo il grande imprenditore, c'è questo imprenditore che ha detto, io vi voglio, lasciatemi governare, votatemi, perché io mi sono fatto da solo, sono un lavoratore, sono diventato miliardario, vi farò diventare tutti milionari, benissimo, a voglia, e avanti, sono 15 anni che tutti quanti aspettano, che credono e fanno. Gli italiani sono fatti così, vogliono che qualcuno pensi per loro. E poi vada, se va bene va bene, se va male ecco che poi lo impiccano a testa sotto. Questo è l'italiano. Quindi il ritratto di Gassman e Sordi della Grande Guerra non è tanto distante dai ritratti degli italiani che abbiamo a fianco in questo periodo. Sì, in certo senso, però c'è una loro spinta personale, un orgoglio, una dignità della persona più che della... Che noi abbiamo perso. Perso, sì, completamente. Sì. Ormai tutti siamo tutti pronti a... nessuno si dimette, tutti pronti a chinare il capo, pur di mantenere il posto, di guadagnare, a sopraffarci, a intrallazzare. Uno se parla, la prima cosa che fa è di mettersi d'accordo con un altro per superare le difficoltà, non c'è nessuna dignità da nessuna parte. Perciò sto parlando che era proprio la generazione che è corrotta, che è malata, che va spazzata via, non so da che cosa, non so da chi, o meglio io lo saprei, ma lasciamo andare. Non sento speranza nelle sue parole, maestro. La speranza di cui parlava è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni, la speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete il vostro riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà, tanto perciò adesso state buoni, ci sarà l'aldilà. Così dice questo, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra 2 o 3 mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera. Sì, state buoni, vanno a casa e stanno tutti buoni. Abbiate speranza, mai avere la speranza è una trappola, è una cosa infame, inventata da chi comanda. E come finisce questo film, maestro? Come finisce? Non lo so, finisce... Ma io spero che finisca in una specie di, quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione, rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. C'è stata in Inghilterra, c'è stata in Francia, c'è stata in Russia, c'è stata in Germania, dappertutto, meno che in Italia. Quindi ci vuole qualche cosa che riscatti veramente questo popolo che è sempre stato sottoposto, nel senso 300 anni che è schiavo di tutti. E quindi... Se vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici, se no va dalla malora per come sta andando, ormai da 3 generazioni. Vediamo quello che succede fuori, vediamo cosa succede fuori, ecco qui, questa è la piazza, grazie Bologna! Grazie Bologna, questi sono gli abbonati della RAI.
Grazie Bologna. Va bene, Stefano. Beh, Giovanni, per quanto no, possiamo chi essere un po' più, come dire, un po' più freddo e ragionatore, chi essere un po' più sentimentale, però la risposta dell'Italia è stata straordinaria. Netta, diciamo, e straordinaria. Adesso cancellassero tutti loro, un po' complicato. Allora, Stefano, hai sentito Monicelli, hai sentito un altro grande, no? Gillo Dolfles, giusto? Gillo Dolfles che ha una sua... dice una cosa straordinaria con il suo libro, cioè... Parla del falso e parla del fatto che non dobbiamo abituarci alle cose. Allora, Gillo Dolfles dice che sostanzialmente che a furia di ripetere una cosa falsa diventa quasi plausibile, quasi vera. E infatti lui chiama questo fatto falso modificato il fattoide, no? Sentiamo cosa dice. Professore, in campagna elettorale colare notizie, fatti, invece sembra a sentir lei che non siamo circondati affatto da notizie e da fatti, ma da che cosa, professore? Mi sembra che la vita di tutti i giorni e quindi anche la società nella quale viviamo è molto spesso contraffatta. Quando si parla della comunicazione politica di questi tempi, no? Si parla di uno stravolgimento della comunicazione, no? E tutto questo lo si attribuisce soprattutto ad un uomo, no? A Berlusconi, che ha reinventato i codici dell'informazione, della comunicazione anche politica. Che tipo di comunicazione è quella di Berlusconi, professore? Adesso basta pensare alla consueta televisione, ai consueti giornali più o meno politici che leggiamo tutte le mattine, per renderci conto che molto spesso gli eventi che ci vengono raccontati e descritti corrispondono solo in parte a quello che è la realtà dei fatti. Quelli che domani devono votare un partito piuttosto che un altro finiscono per essere confusi. Professore, se è vero come dice lei che siamo circondati da fattoidi e non da fatti e da cose che sono più verosimili che vere, come facciamo a difenderci? Credo che l'unica è fare i confronti, fare continuamente i confronti fra quello che avviene e quello che viene raccontato. Io sono tornato ieri dalla Sicilia, basterebbe pensare al ponte che viene sventolato da parecchi anni e poi sono andato in Sicilia e il ponte non solo non è costruito, ma non sarà mai costruito probabilmente. La critica universale che ascoltiamo dai mass media ha finito per assuefarci a accettare delle cose che non erano del tutto vere. Come si può battezzare con una sintesi una democrazia che soggiogata dal falso, come la possiamo definire? Ma non voglio creare dei nuovi termini come democrazoide. Comunque non c'è dubbio che il termine democrazia che viene così spesso pronunciato non corrisponde del tutto a quello che dovrebbe essere l'immagine autentica della democrazia. Allora, sta succedendo qualche cosa di veramente straordinario. A Milano ci sono non so quante persone sotto la pioggia che stanno seguendo questa trasmissione. Mi comunicano in questo momento che è il più grande evento nella storia del web italiano, con 100.000 accessi contemporanei, 100.000 connessioni contemporanee.